Buongiorno a tutti, quest'oggi rifletteremo insieme su un testo, un passo biblico molto conosciuto, che si trova in Giovanni capitolo 11, versetti da 21 a 26. Sta scritto: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello resusciterà. Allora Marta gli disse: lo so che resusciterà, la resurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù allora le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? All'inizio del capitolo 11 del libro di Giovanni abbiamo un racconto della resurrezione di Lazzaro, evento molto speciale e significativo. Ora, in questo racconto vi è questo dialogo fra Marta e Gesù, nel quale apparentemente abbiamo due persone che dialogano su due livelli completamente diversi. Marta, da un lato, sa benissimo che Gesù può trarre del bene da qualsiasi situazione, come testimonia anche nel versetto 22. Allo stesso tempo, però, fa molta fatica a pensare che Dio possa lì, in quel momento, resuscitare suo fratello. Quando Gesù glielo dice, infatti, lei pensa subito alla resurrezione dell'ultimo giorno, in un tempo futuro e remoto. Nel versetto 39, ad esempio, quando Gesù chiede di spostare la pietra che è posta all'ingresso della tomba, Marta sembra un po' contrariata, no? Gli ricorda che è già morto Lazzaro, e anche da molto tempo ormai. Che senso ha dunque spostare la pietra? Marta, quando guarda al futuro, vede sì la potenza di Dio, ma attraverso una fede astratta. Succederà sicuramente, ma non adesso. Gesù le vuole ricordare, invece, che deve avere una fede personale in Lui. Ricordarle che Lui può fare questo e anche altro, e lo può fare ora, in questo esatto momento. Non esiste alcuna resurrezione se non per mezzo di Gesù, ed Egli può agire quando lo desidera, è in suo potere farlo. Ecco allora che un insegnamento che possiamo trarre da questi versetti è quello di ricordarci che noi crediamo in un Dio che può benissimo dare la vita quando lo desidera. Gesù non parlava di un futuro astratto, ma di una relazione personale con Lui, con colui che può darti la vita ora, in questo esatto momento. A volte tendiamo anche noi magari a fare un po' come Marta, no? Guardiamo ad un futuro remoto, lontano. Sappiamo che Dio può fare e che farà grandissime cose, dimenticandoci magari però del fatto che Egli agisce e lo fa in questo momento esatto. Se lo desideri, e se ci credi, Gesù può darti la vita ora. Infatti Gesù ha detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ebbene, che la nostra risposta sia simile a quella di Marta. Sì, Signore, io ci credo. Sì, ti prego, una fonte di vita per me, oggi ed ogni singolo giorno della mia vita. Amen.